Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca. In apertura del nostro telegiornale andiamo a conoscere il nuovo presidente della società partecipata Clap SPA, che è stato presentato ieri nella sala degli specchi di Palazzo Orsetti. Vediamo. Cambio al vertice della società partecipata Clap SPA. A seguito delle dimissioni di Glauco Moscardini, l'assemblea ordinaria, su proposta del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, ha eletto all'unanimità Alfredo De Girolamo, già presidente della CISPEL Confservizi Toscana, la confederazione delle aziende di servizio pubblico che erogano servizi di pubblica utilità nell'energia, nell'ambiente, nel servizio idrico e nei trasporti pubblici locali. De Girolamo, cittadino di Lucca dal 2003 al 2011, si è reso disponibile ad accogliere la proposta Tambellini per il periodo necessario ad assicurare il miglior esito in questa fase di importanti cambiamenti con chiari obiettivi per il presente. Sicuramente quelli di mettere in sicurezza Clap, svolgere al meglio il servizio sul territorio provinciale e preparare la gara regionale che ci aspetta, aspetta tutte le aziende toscane, aspetta anche questo territorio. De Girolamo, scelto appunto anche perché la materia del trasporto pubblico locale è in rapidissima evoluzione per la riforma regionale che porterà ad un unico bacino ed un'unica gara nel prossimo anno, è pronto a lavorare anche per il riassetto del TPL nella provincia di Lucca in Toscana. Prepararsi ad una stagione nella quale si andrà ancora avanti con gli atti d'obbligo e quindi con un servizio che va avanti mese e mese senza una programmazione adeguata, aspettando la gara regionale che dovrà costruire quelle sinergie di scala che permetteranno di avere un servizio per 9 anni efficiente e competitivo anche su un territorio complesso e difficile come quello della provincia di Lucca. I carabinieri della Compagnia di Lucca hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Perugia, Cristian Piani, 28enne di Ponte Amoriano, conosciuto alle forze dell'ordine. Lo stesso dovrà scontare la pena alla reclusione di 1 mese e 22 giorni perché riconosciuto il responsabile del reato di furto aggravato commesso nel 2010 a Foligno. Il Servizio Protezione Civile del Comune di Lucca ha attivato una convenzione con l'associazione Valpac per il vedettaggio degli incendi. Personale specializzato dell'associazione sarà presente nella postazione strategica di Montecatino, località Cappella, tutti i pomeriggi fino al 30 settembre, dalle 13 alle 20. I membri della Valpac si avvarranno di strumentazione per l'avvistamento e di radiotrasmittenti per la comunicazione con i centri operativi provinciali e regionali, assicurando così un immediato avvistamento di fumi da incendio e un'immediata comunicazione alle centrali operative. Inoltre, attraverso l'Unione dei Comuni Mediavalle è attiva anche un'altra convenzione per la repressione di incendi sul nostro territorio. Fino al 30 settembre, infatti, diverse pattuglie di personale specializzato dell'Unione dei Comuni, dotati di mezzi e specifiche attrezzature antincendio per il pronto intervento, saranno dislocate sul territorio. E adesso parliamo di tagli ed in particolare di spending review e andiamo a sentire quanto incide questa manovra del governo Monti sul nostro territorio provinciale ed in particolar modo sulla piana di Lucca. Il servizio. Poste, tribunali, farmacie, ospedali, scuole, carceri, ma anche siringhe, vestiti per l'amministrazione penitenziaria e buoni pasto. Iniziano a delinearsi in molti settori gli effetti della spending review, effetti che seppur limitati colpiranno anche la lucchesia. Per quanto riguarda il capitolo uffici postali, 22 quelli a rischio chiusura sul nostro territorio entro la fine del 2012. Ad essere colpite saranno soprattutto le poste di montagna, ma anche qualcuna in pianura nel comune di Capannori. Incerto infatti il futuro delle strutture di Matraia, Pieve di Compito, San Ginese, San Gennaro, ma anche Massa Macinaia. Per quanto riguarda la giustizia, la sede distaccata del Tribunale di Viareggio verrà chiusa e sarà accorpata al Galli Tassi. A chiudere i battenti anche diverse sedi del giudice di pace. Tegula n'arrivo poi anche sul carcere, che già non vive il periodo migliore a causa del sovraffollamento. La riforma Monti prevede infatti tagli anche alle case circondariali e al vestiario della penitenziaria.
Capitolo sanità. Nella piana con l'ospedale unico non vi è il rischio della chiusura di ospedali, si parla quindi solo di una razionalizzazione dei costi tra ricoveri organizzati e divisione dei reparti per intensità di cura. Incertezze vi sono per la stretta sulle spese per siringhe, lenzuola pulite e mense, che sono solo alcuni dei prodotti sotto l'etichetta beni e servizi acquistati dal servizio sanitario, che saranno tagliati di 500 milioni nel 2012. Pronti ad abbassare le saracinesche il 26 luglio e farmacisti invece che giudicano insopportabili i tagli previsti, tagli che vanno al di là della possibilità che ha una farmacia del Servizio Sanitario Nazionale di rimanere aperta. In bilico infine il futuro della provincia di Lucca, ma per poter parlare di accorpamento certo no, bisogna attendere di conoscere i criteri adottati dal governo per ridisegnarne i confini. E adesso ci spostiamo a Monte Carlo, dove c'è soddisfazione per la consegna dell'ultimo alloggio popolare completato in località Turchetto. La cerimonia si è svolta in municipio alla presenza del sindaco Vittorio Fantozzi, dei dirigenti dell'ERP di Lucca e della famiglia Usorak, che, espletate le formalità di ufficio, ha poi preso immediato possesso dell'abitazione inserita nel nuovo complesso residenziale realizzato dal comune. Dal giugno 2009 ad oggi l'amministrazione comunale ha così completato la realizzazione di 14 nuovi alloggi, il recupero di altri 3 e la loro rapida consegna alle famiglie montecarlesi assegnatarie ormai in attesa da anni. E prima di chiudere, un appello ai cittadini e ai nostri telespettatori: le guardie ecozoofile Ampana Lucca hanno soccorso un furetto di circa 4-5 mesi nascosto in un tombino a Capannori nei pressi della caserma dei carabinieri. Il furetto, di tenera età, come detto addomesticato, di colore marrone chiaro e senza microchip, è certamente fuggito dalla propria abitazione perché si lascia facilmente avvicinare e accarezzare, rivelando un marcato carattere domestico. Ampana comunica che chi lo avesse smarrito ha pregato di contattare il 338-547664 oppure il 338-1604-867. E per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca per questa sera alle 19. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona giornata.